Allora, caro Enzo, cominciamo questa marcia di avvicinamento al derby numero 183 della capitale. Tra le altre cose, il primo in assoluto da allenatori per Igor Tudor e anche per Daniele De Rossi. Questa quindi è una novità importantissima. Ci terranno tantissimo entrambi a provare a vincerlo. La Roma, ovviamente, per inseguire ancora il sogno Champions. La Lazio, dal canto suo, per provare ancora a inseguire l'ultimo treno per l'Europa, indipendentemente da quale Europa si può parlare, che sia Conference, Europa League, insomma, poi è pur sempre un derby, la Lazio deve provare a vincerlo. Comincio da Riccardo Emmanuel, visto che è la prima volta che vengono, poi vado via da tutti gli altri. Ovviamente vi chiedo, soprattutto in chiave Roma, come arriva la Roma a questo derby? Perché poi la Roma stava messa bene, però insomma la trasferta di Lecce ha un po' mischiato le carte in tavola, perché lì dovevano essere tre punti. Sì, assolutamente sì, e infatti siamo un po' un attimino, ci ha portato fuori strada questo pareggio, perché ci aspettavamo di arrivare in gran volata e non è stato così, purtroppo. Sì. Mentre la Lazio, a differenza con il nuovo allenatore, ha fatto una grande prestazione, tre punti, insomma, voglio dire, con la Juve, insomma, è facile, perciò di che cosa parliamo. Però, come tu ben sai, Francesco, il derby è sempre il derby, perciò non si può, di solito chi è favorito, no? Sì. In ciampa o in truppa, e via dicendo. Perciò ci rimettiamo alla buona sorte di Daniele De Rossi. Io preferisco arrivare non rilassato da una parte, che è quello che ha detto lui essenzialmente. Il pareggio con Lecce ti porta fuori strada, ma meglio arrivare non rilassato per una partita che tutto deve avere tranne che essere rilassati, insomma una partita che conta troppo sotto tutti i punti di vista, al di là degli obiettivi è la rivalità storica, quindi bisogna vincere. Bisogna vincere, e lo dicono entrambe le parti, chiaramente. Marco, certo. Mi duole dirlo, perché poi per dovere di cronaca dobbiamo dire anche questo, ma questa è la mia personalissima opinione. Per quanto riguarda noi, credo che a questo derby ci arriviamo, secondo me, da sfavoriti. Questa è la mia sensazione, perché poi la Lazio ha un grande problema, che non finalizza con gli attaccanti, perché Immobile sta vivendo il suo annus horribilis, l'abbiamo detto tante volte. Il Tati Castellanos, su 4 gol in campionato, 3 li ha fatti al Frosinone. Sì, allora la Lazio sicuramente ci arriva da non favorita, ma non solo per i problemi che hai elencato tu, per tutta la stagione, che è stata una stagione molto difficile, ma soprattutto perché la Lazio purtroppo non ha più obiettivi, perché, come ripeto sempre alla società, quindi nella persona di Lotito, l'Europa League non interessa minimamente, per cui sono sicuro che se a Lotito chiedessero di arrivare in Europa League o non arrivarci, secondo me Lotito, non dico che gli fa piacere non arrivarci, ma comunque non gli dispiacerebbe. Per cui le motivazioni stanno tutte dalla parte della Roma, perché giustamente si sta giocando un posto in Champions. La Lazio obiettivamente non si sta giocando nulla. Secondo me la stagione della Lazio è praticamente finita 2 giorni fa, perdendo a Torino 2-0, che ci prende estromette dalla Coppa Italia. Per cui questo derby non lo vedo bene. E quello che hai detto tu comunque è molto importante, perché sono mesi che lo diciamo: il prossimo mercato estivo sarà per noi fondamentale dal punto di vista della ricerca di un centravanti, perché Immobile è a fine carriera, non ce la fa più, e Castellanos si è dimostrato inadeguato per essere un titolare, per cui la Lazio ha questo grosso problema che non riesce a finalizzare. Ma al di là di questo, è comunque una stagione difficile, che il cambio allenatore chiaramente non può cambiare le cose. Tudor lo ha anche detto: io vengo qui, metto le mie idee, vediamo in questi 2 mesi chi si adatta, chi non si adatta, e poi iniziamo. Tra le altre cose, Marco, perdonami, ha avuto anche tanto coraggio, perché poi il calendario non gli ha dato sicuramente una mano, perché poi incontrare 2 volte la Juventus, una volta in Coppa, una volta in campionato, e poi subito il derby con la Roma, ti sei preso un grande rischio. Allora, ti sei preso un rischio, però ti dico che io all'inizio, appena avevo letto che lui provava subito il suo modulo con la difesa 3, che poi è una difesa 3 mascherata, come abbiamo visto, però comunque ha provato subito con le sue idee, io ero un attimo scettico, perché dicevo: non ha senso, il campionato sta finendo, continua col 4-3-3 o 4-2-3-1 e poi in estate resetti tutto. Però poi, ripensandoci, effettivamente ha ragione lui, nel senso che tanto ormai la stagione della Lazio è praticamente andata, e lui giustamente adesso in questi 2 mesi valuta la rosa per le anticipa, esatto, per le caratteristiche, certo, che hanno i giocatori, così almeno arriva giugno e può dire alla società: questo giocatore mi sta bene, questo giocatore no. Per cui secondo me lui fa bene a tirare dritto per la sua strada, e vediamo poi quali saranno le sue la sua linea finale quando arriverà giugno.
Tra le altre cose, oggi è uscita anche un'indiscrezione di mercato, ma io credo che sia la classica indiscrezione di aprile. Fotis Ioannidis per essere il nuovo centravanti della Lazio, però insomma mi sembra un profilo un po' troppo debole, perché poi... No, non è, guarda, ti dico subito, il problema non è il profilo, il problema è che la Lazio, purtroppo, nella persona dell'Odito, inizia a pensare al mercato a fine giugno. Io non scorderò mai l'anno scorso che Sarri disse: abbiamo fatto la scorsa settimana la riunione per il mercato ed era fine giugno, per cui ad oggi alla Lazio sono certo al 100%, mi ci posso giocare casa, che nessuno sta pensando al mercato assolutamente. La cosa però brutta, secondo me, è che quando ci penseranno, sempre a fine giugno, saranno quelli i profili per i nostri acquisti. Poi Francesco, mi permetto, ma hai detto giustamente che Tudor ha rischiato, ma un'occasione del genere a Tudor non penso che, cioè, non se la faceva scappare, perché è una squadra, ovviamente, lui non è abituato, è andato male con Marsiglia. Eccoci. Terzo, se non erro. Comunicazione di servizio: il Kaiser mi ha detto che stavo laggando, però ora ho perfezionato il collegamento, non dovrei laggare più, quindi a questo punto però, riprendiamo. Sì. No, ci sono? Sì. Allora, a questo punto riprendiamo da Enzo, perché con 11 metri abbiamo analizzato in parte la situazione in casa Roma, con Marco abbiamo analizzato quella in casa Lazio, ma ovviamente il parere del Kaiser. A 360 gradi su questo derby, il 183esimo della capitale, un derby che sarà anche una sfida tra due bomber, dove, se vogliamo, ci si aspettava, dal mio punto di vista, Immobile è scontato, ma anche da Lukaku forse ci si aspettava di più per come era stato accolto, quindi è anche la loro sfida. Allora, ti parto intanto dalle parole di Marco, perché Marco gioca sempre un po' a nascondino quando parla magari di motivazioni di Roma, di Lazio. Le motivazioni della Lazio sono da sempre superiori sotto questo punto di vista, perché la Lazio basa proprio la stagione derby, poi il resto degli obiettivi. Cioè il primo obiettivo è il derby, perciò voi sabato vi giocate la stagione perché non avete altri obiettivi. Vabbè, questa è una cavolata, dai. Cioè, in questa circostanza sì, però secondo me vanno contestualizzate anche le annate. Ti faccio un esempio, Enzo, perché quando la Lazio era ai tempi di Sergio Gragnotti e la Roma parlo di adesso di quest'ultimo periodo, quelle non erano Roma e Lazio, quelle erano situazioni che non esistono più, che probabilmente neanche torneranno più, erano detto, amico mio, dobbiamo sperare. Spero che entrambe le squadre possano tornare a quel livello lì, perché ne vale per la città di Roma, ma ne vale anche per la rivalità, perché un conto è vedere un derby dove praticamente gioca Isai contro magari qualcuno scarso della Roma, un conto è che ti vedi Nesta e Totti, capito? Karsdorp, non... No, te lo dico, c'ho una lista pure io, tranquillo. Voi avete la dinastia Lodito che non va abbandonare più, ragazzi, perché poi ci sarà Fio, mamma mia. Ma sai, guarda, ne abbiamo anche parlato, Riccardo, di tutto ciò, ma io francamente a questo ci credo poco. Io credo che dopo Lodito la mia sensazione è che cambi proprio tutto drasticamente, però lo scopriremo solo vivendo. Ma la cosa che scopriamo immediatamente è anche una meravigliosa presenza femminile a caratterizzare la live dedicata a questo derby. Non tifa Roma, non tifa Lazio, ma tifa il calcio. Diamo la buonasera a Rossella Pezzella. Ciao buonasera Rossella. A tutti. Ciao Rossella. Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Sono romanisti razziali. No, io sono Juventino. Noi no, non ti fiamo, non ci piace il calcio. No, noi parliamo di moda. No, aspetta, però sai, sapete come me lo immagino Kaiser con sua moglie, che è una santa donna che sta coinvolgendo anche nei video? Me lo immagino tipo il protagonista di Febbre a 90, che lì, in quel caso specifico con l'Arsenal, che erano 18 anni che non vinceva il campionato. Io Kaiser con i suoi figli lo vedo così, lo vedo proiettato Roma 360 gradi, come il primo grande amore. Io ancora non ho capito una cosa: che ci troverà la gente di bello in questi 22 ragazzi che corrono dietro a un pallone? Non riesco a capirlo. Immutando, sì, pure io non riesco anche a capirli, lo sport è stupido. La nonna me lo diceva sempre. Era un capitolo. Vai, prego, va, Manuel. Non sono le persone che dicono così, secondo me non riescono a capire neanche un tramonto, né? Cioè, capito, la poesia, la passione che c'è dietro, perché non può essere è riduttivo da morire. Passa chilometri e chilometri per andare a vedersi quattro sciacalli. Ma anche giocare, semplicemente giocare per dirti sia calciotto o altro, che magari senza aspirazione di poter fare calciatore professionale. Cioè, io mi ricordo quando tornavamo dalle trasferte, era come se eri stato un paradiso. Hai vinto, hai perso, però eri stato un trasferto.
Però diciamo che quelli erano, non so di che anno tu sia, però quelli erano anni più... 72, Francesco, 72. 72, quindi erano anni dove c'era maggiore aggregazione, dove c'era più il culto dell'esperta. Assolutamente, i treni speciali, no? I treni speciali. Che poi tra le altre cose, per quanto riguarda la Roma, lì aveva suscitato anche delle polemiche, in tal senso era stato fatto un film ultra di Claudio Amendola con Ricky Memphis che faceva proprio vedere sei, la trasferta di quella. Sei pure cinofilo, cioè tu c'hai tutto, sei cioè cultura sul calcio, sul cinema, sul cinema di calcio. Ogni volta mi stupisci, guarda, sei troppo forte. Meno male, sono contento. Allora, Kaiser, volevi aggiungere qualcos'altro? Io intanto ringrazio Riccardo. Volevi aggiungere qualcos'altro? Poi... L'unica cosa che dico, che volevo aggiungere, era relativa all'uno pari allo 0-0 di Lecce, che a questo punto dico, spero che sia stato un risultato importante per giocare con la mentalità giusta sabato, perché se sabato non entri con la mentalità giusta, diversa ovviamente da quella di sabato scorso, non vinci, non fai la partita, è un doppio fallimento legato appunto a quello che c'è stato sabato scorso, domenica scorsa, lunedì, adesso lo dico, lunedì, dello 0-0 di Lecce. Momento molto delicato, sì, molto delicato. Tanto delicato. Allora, se me lo concede, Nico, giustamente da galantuomo, mi sembra brutto mettere Rossella per ultima, quindi io ti dico, da esterna, da giornalista, come vedi questo derby che si giocherà sabato alle ore 18? Come stavamo dicendo in introduzione, chiaramente la Roma deve continuare a rincorrere il sogno Champions, la Lazio, anche se Marco è poco d'accordo, sperare nelle ultime chance di giocarsi l'Europa minore. Intanto diamo la buonasera anche a Eros Cadone, il mitologico. Bella, oh, grande bella. Mitologico! Buonasera. 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 Il loco mitologico! Ci voleva un tifoso del nulla come l'Inter. Il loco mitologico, spam di mecenati per noi. Illegale. Pure quel doppione fa questo. Dai, Ross. Vado? Vai, vai. Allora, per quanto mi riguarda, vabbè, la Lazio mi viene da paragonarla un po' al Napoli attuale, cioè nel senso, la situazione in classifica siamo lì, di conseguenza, fossi la Lazio, hanno qualche punto in più, però fossi la Lazio, nei panni della Lazio, cercherei di non darmi per vinta, di fare il miglior fine campionato possibile, non la vedo già morta come squadra, la vedo una squadra che, cambiando allenatore, ovviamente dovrà fare un percorso di costruzione che non si fa in due giornate, perché giustamente non lo puoi fare in due giornate, l'abbiamo visto quest'anno a Napoli, abbiamo visto che nessun allenatore è riuscito a costruire addirittura un percorso, quindi non è neanche detto che si riesca a costruire una sinergia, un percorso corretto. La Roma, dal canto suo, con De Rossi ha iniziato a pallettoni, adesso magari iniziano i primi acciacchetti. Cioè, sarà un derby difficile, si gioca in casa della Roma se non sbaglio, quindi sicuramente il tifo farà la sua parte come solito, perché conosciamo entrambe le tifoserie e danno una carica non indifferente. C'è tutta la curva nord però, Lo so, però comunque giochi sempre fuori casa, no? Cioè, brava, fuori casa. Ha detto bene, saranno sempre ordini. Allora, è tifosa Rossella? È tifosa, sì, è tifosa del Napoli. Tifo Napoli. Anche se l'accento può trarre in inganno, perché lei è napoletana, però è cresciuta a Novara. No, allora, andiamo finalmente da Nicola Stodaro, perché poi ti recupero quello che ha detto Adani in una recente intervista, che lui ha detto di preferire il derby di Milano a quello di Roma. Tu da esterno sei d'accordo? Perché poi chiaramente Milan e Inter hanno vinto 300.000 volte di più, questo è chiaro, però il derby di Roma è qualcosa che, se lo vivi da romano, è qualcosa di eccezionale, per le scenografie, per il pre, per come si vive durante la settimana. Nico? No, guarda, allora ti dico, da esterno, onestamente, i miei preferiti da vedere sono Roma-Lazio e Sampdoria-Genoa, onestamente. Nonostante comunque non l'abbiano vinto, cioè a livello di vittoria non ho vinto nulla, però da vedere mi sono uscita molto più emozione quell'altro. Milan-Inter, sì, ci sta, ma non è nulla, secondo me è molto meno bello a livello d'atmosfera. Poi, vabbè, il fatto che ci sia l'Inter protagonista forse un pochettino mi influenza l'opinione, però tralasciando questo volevo un attimo entrare sul discorso derby e appunto sulle persone laziali che mettono un po' le mani avanti. Sentivo Marco che diceva appunto che
la Lazio non ha obiettivi, però vedo che la Lazio ha 46 punti, ok, a meno 6 punti dalla Roma che è al quinto posto, in questo momento potrebbe essere Champions League, appunto perché probabilmente avremo 5 squadre. Se la Lazio dovesse vincere potrebbe andare a meno 3 punti, quindi secondo me potrebbe andare in corsa Champions League tranquillamente, nonostante ok ci sia anche l'Atalanta, c'è il Napoli in lotta, però lasciare andare così tanto col nuovo allenatore. No, ma sai secondo me qual è il problema? E chiedo anche l'opinione a Marco e poi vado anche da Mido che ancora non ho parlato. Il problema non è che tu fai la corsa solo sulla Roma, la fai su più squadre. È quello secondo me il vero problema. Però te la puoi giocare, anche perché l'Europa League, ok, lo Tito probabilmente non gliene frega l'Europa League, però secondo me sembra una roba troppo da provinciale anche questo. Perché l'Europa League, raga, le squadre, i percorsi si costruiscono anche da lì. Guardate la Roma, che ha vinto adesso la Conference, ha fatto la finale in Europa League. Parliamo dell'Atletico Madrid anche, che lui inizia, cioè l'Atletico Madrid con Simeone, vince, esatto, Siviglia, poi l'Atletico, parlo dell'Atletico perché ha fatto pure due finali di Champions. Quindi lì è arrivata proprio, ha raggiunto lo step successivo, con altra, diciamo, anche a livello monetario, che è un altro discorso. Però comunque è sbagliato abbandonare l'Europa League per quanto mi riguarda. Poi non dico devi dirlo a noi, Nico, non devi dirlo a noi. Con me scondi la porta aperta. Purtroppo il presidente Lotito non la pensa così e ce lo ha dimostrato nel corso degli anni, anche con tante interviste, sia tue che di Dare, che dimostravano la tesi che ti ho esposto prima. Per quanto riguarda la corsa Champions, lo so, a livello di punti saremo ancora in corsa, ma è impossibile per il semplice fatto. Come ha detto Francesco, ci sono tante squadre, calcolando anche che l'Atalanta deve recuperare una partita, e soprattutto la Lazio comunque quest'anno non ha mai avuto un percorso tale da poter dire vabbè faccio un rush finale con un filotto di vittorie, perché quello ti servirebbe. Poi è chiaro, tutto può essere, però ad oggi io ti dico che la Lazio non è assolutamente in corsa per la Champions. Ma voi sottovalutate troppo però Tudor, ragazzi, perché adesso c'è questa narrazione che Tudor è scarso, ha fatto bene. Chi l'ha detto? No, assolutamente. Io e lui non l'abbiamo mai detto. No, raga, Tudor al Marsiglia ha fatto un capolavoro. Se voi andate a vedere, la media punti di Tudor è superiore a quella del Marsiglia, che ha vinto la Coppa dei Campioni. È arrivato terzo con il miglior attacco dopo il Paris Saint-Germain, che fa un altro sport. E a Verona ha preso il Verona, se ve lo ricordate, la quarta giornata dopo 0 punti in 3 partite con Di Francesco, ha giocato contro la Roma subito. Vabbè, noi facciamo resuscitare qualsiasi tipo di morto, qualsiasi tipo però di sempre allenatore ostico da affrontare. È quadrato. Ha giocato contro la Roma, la prima partita ha vinto subito 3-2. Quel Verona è stata la terza squadra per gol fatti in campionato ed è per poco non arriva in Europa League. Io la penso esattamente come te. Infatti l'altra volta eravamo qui in live, Emiliano ne parlava male, io invece dissi a me Tudor piace, e tanto è vero che quando il Napoli mandò via Garcia e si parlava di Tudor, io ero uno dei pochi e diceva io Tudor lo prenderei anche al Napoli. Il problema è che per quanto possa essere un buon allenatore e poi gli servirà tempo, comunque la bacchetta magica non ce l'ha neanche lui, cioè i difetti comunque della squadra non è che Tudor te li fa sparire tra l'altro in pochi giorni. Quindi no. Sì, la scossa l'ha data, tutto quello che vuoi, però comunque la squadra ha dei limiti evidenti e soprattutto il lavoro di Tudor verrà valutato poi da settembre in poi, perché adesso comunque non c'è neanche tempo per allenamenti e per entrare troppo nei meccanismi del nuovo Tudor al Napoli non ci poteva proprio andare. Chiediamolo a Rossella, Rossella. Io stavo per chiedere io a Rossella, gli faccio una domanda, mi dà l'impressione che De Laurentiis scelga gli allenatori in base alla tattica degli allenatori, cioè Tudor non lo scelgo perché fa il 3-4-1-2, comunque difesa 3, io sono strutturato, ho tutta la squadra posizionata con i quattro difensori, non rivoluziono la vita per l'allenatore, piuttosto scelgo un allenatore. Concordo, anche se poi in realtà le scelte fatte da Della si sono rivelate fallimentari, perché tu pensavi di prendere un Mazzarri che ti giocava con un 4-3-3, Mazzarri ha cambiato modulo praticamente in quasi tutte le partite che ha giocato in quest'ultima parte di campionato con Napoli. Il Napoli era un 4-3 in partenza che si modificava completamente. Ha rivoluzionato totalmente il Napoli, non giocava più a palla piedi, continuava a fare lanci avanti, cioè di conseguenza ti dico, forse il ragionamento che Dela non avrebbe preso Tudor ci sta tutto, ma le scelte che ha fatto non sono state comunque sono stanchissima oggi, non riesco a mettere una frase in croce, non sono state coerenti col pensiero. Vabbè, perché la differenza è che a Tudor tu non gli puoi dire gioca con la difesa a 4, mentre invece con Mazzarri, con Calzona, gli puoi dire continua così perché tanto sei un traghettatore. A Tudor non glielo avrebbe voluto dire. Anche perché per loro è l'opportunità della vita.
Ma tra l'altro è pure sbagliato dire a un allenatore che gioca in questo modo, è l'allenatore che decide come giocare, anche perché se poi sbaglia... Berlusconi l'ha fatto anche con Ancelotti. Berlusconi, De Laurentiis... si tratta del professore, secondo me. Sì, ma è una follia, comunque è una follia, perché comunque quando poi le cose vanno male, il posto lo perde l'allenatore. Se io sono l'allenatore, il posto ok lo perdo, ma almeno sarà colpa mia. Se poi gioco come dici tu, vado male e vengo pure cacciato, cioè cornuto e mazziato, come funziona? Ma con delle cose. Sapete, guarda, do una perla a Riccardo perché è amante dei miei aneddoti. C'era addirittura tanti anni fa un americano di origine russa che era il presidente del Racing Santander, che lui praticamente invece da presidente voleva sedersi addirittura in panchina, provò a chiedere una deroga per fare questa cosa qua. Quindi alla fine lui era il presidente, ma decideva lui al posto dell'allenatore, anche se non andava in partita. Allucinante. Stupendo, ragazzi. Stupendo. Per chiudere il discorso Tudor, in realtà la difesa a tre di Tudor è fintissima, è più a quattro che a tre. Se avete visto la partita della Lazio di adesso, gira praticamente al terzino sinistro fisso, Marusic parte un po' più avanzato, ma poi la difesa diventa sempre a quattro, non diventa mai a cinque come le classiche. Ma adesso... un po' spesso scendono. No, ma il problema adesso, Marco, è che non hai l'esterno sinistro difensivo, cioè lui sta adattando Felipe Anderson, ecco perché è costretto a fare quello, perché Felipe Anderson non può giocare tutta fascia come giocherebbe. No, in realtà ci ha messo Zaccagni, è vero, adesso comunque... La prima Felipe. Adesso no, è partito la prima partita, è partito Zaccagni a sinistra finché non si è fatto sia in campionato sia in coppa, finché non si è fatto male, ma adesso è tornato Pellegrini dalla squalifica, quindi vediamo se lo inserisce. Ma comunque il modo di giocare secondo me non cambia, perché è troppo standardizzato su un modo, cioè non credo che lui adesso da tre passa magicamente alla classica difesa a tre che poi diventa a cinque, cioè per lui questo è il suo modo di giocare, perché se voleva fare una difesa, diciamo, più classica, avrebbe messo Isai, che è uno che non ti fa tutta la fascia, però comunque lo puoi tenere lì bloccato. Secondo me la sua difesa a tre è infatti è chiamata tre e mezzo da... Andiamo a sentire anche Mido, che ancora non ha parlato. Prego, Eros. Come lo io sono convinto, ma non te lo devo neanche chiedere, che te tiferei per la Roma, perché poi l'hai fatto capire tantissime volte che la Lazio non ti va proprio a genio. È mio fratello gemello. Ma anche perché la Roma è una delle mie squadre preferite in Italia. L'ho pure detto, grande mitologico, Roma. Grande oggi mitologico del best in town. Quindi certo che io spero nella vittoria della Roma, poi penso che sarà una partita difficile perché rimane comunque il derby, quindi questa cosa. Però io De Rossi sta facendo bene, mo ha avuto piccolo arresto con il Lecce, secondo me ci stava prima del derby e penso che caricherà la squadra anche troppo, speriamo non troppo, e io sono fiducioso anche perché la Roma non c'è un attaccante, sì la Roma, la Lazio non c'è un attaccante. Immobile... Ma per quanto riguarda no prego finisci, poi volevo fare una domanda a 11 metri. Immobile abbiamo visto che ormai sta in parabola discendente, Castellanos non ne parliamo, quindi la vedo difficile per la Lazio, sinceramente. Speriamo. Questo qua, no, io volevo chiedere del rientro di Ebram, perché poi lui parlava di attaccanti. Ebram, a che punto siamo, ragazzi? Mi sentite? Lo dico io nel frattempo che loro sistemano. Vai. Ebram forse viene convocato per la prima volta, doveva finire un ciclo di 3-4 settimane in gruppo, ha quasi completato, forse viene convocato per il derby, non ha neanche 20 minuti nelle gambe a quel livello, però già che torna Abram per questo finale di stagione è importantissimo. Lui e Smalling saranno i nuovi acquisti della Roma. Mi sento di dirvi anche che acquisti, ragazzi, perché stiamo parlando di giocatori internazionali. Giocatori internazionali, però hai voi snobbati anche dalla nazionale inglese che ne ha talmente tanti, però ricordiamo che poi la Roma l'ultimo derby che ha vinto è datato 20 marzo 2022 e c'è proprio la firma di Tammy Abraham che doppietta. In quella circostanza fu autore di una doppietta con l'Eurogol di Lorenzo Pellegrini. Allora, in virtù di questo, io faccio un giro di opinioni, vado a sentire tutti quanti in ordine di video wall, chiedo a tutti voi chi possono essere gli uomini derby, sia da una parte che dall'altra. Mi fanno le finte, Riccardo e Manuel. Marco, allora comincio da te. No, guarda, su questo non ho... non so che dirti, nel senso che, come ti ho detto, secondo me purtroppo questo sarà un derby di marca romanista,
Io di loro temo sempre Dybala, perché chiaramente è il giocatore migliore che hanno, è un giocatore che invidio non solo a loro, anche quando era alla Juve, a me è sempre piaciuto molto. E ci ha fatto sempre male poi, no, anche ai tempi della Juve. Quello che può creare più problemi, perché è il classico giocatore che sa giocare benissimo tra le linee e sa fare varie cose all'interno del campo, quindi io temo lui come che possa essere l'ago della bilancia per questa partita. Io, guarda, ti dico la verità, temo più Lorenzo Pellegrini, perché da quando è arrivato De Rossi sulla panchina della Roma è veramente in palla per lui. 21 presenze, 7 gol, è un giocatore trasformato rispetto a quando c'era José Mourinho sulla panchina giallorossa. Nico, e aggiungo anche l'ultima cosa, che la Lazio ha dimostrato in queste partite, soprattutto con i gol che ha preso con la Juve, ma si sapeva da Tudor come la pensava su questa cosa, che presta molto alto la Lazio. Scusate ragazzi, qualche problema tecnico. Rischia di rimanere scoperta, quindi gente come Pellegrini e soprattutto Dybala, bravissimi a verticalizzare, potrebbero creare grossi problemi. E per quanto riguarda la Lazio, i potenziali uomini derby, non te la senti? No, non è che non me la sento. Allora, guarda, io l'unico giocatore che io non ho mai amato, però obiettivamente nei derby si è sempre fatto valere, è stato Felipe Anderson, quindi mi auguro che anche in questo caso possa dare il suo contributo, anche perché mancherà Zaccagni, quindi lì davanti, considerando Immobile, Castellano e Sachsen, che insomma... Non mi sembrano... Guardate se la partita di Sachsen, che è stato proprio l'uomo che ha rilevato. Bene, diciamo, e io punterei più su di lui. Ah, ma Sachsen è pericoloso a fastidio, cioè lo vedo nelle partite, a me non dispiace. A spunto comunque, a mancino. Ancora è acerbo, ancora è acerbo. Vabbè, derby è tutta un'altra storia. Io penso che sia il derby di Zaccagni invece questo. Non gioca. Dalla Vedeglia. No, vabbè, devo riflettere sulla battuta che devo fare. Magari lo guarda in televisione e lo vince, non si sa mai nella vita. Cioè, come quando con Gascon, lasci una, lasci passa una. No, vabbè, ragazzi, io guarda, sia da conduttore devo essere neutrale, però io credo che lo dico con oggettività, secondo me in questo derby è favorita la Roma, e il potenziale uomo derby giallorosso, io l'ho già detto, Pellegrini. E sulla Lazio magari non farà gol, però mi aspetto una super partita da parte di Guendonzi, perché queste sono le sue partite. Grande Flack, la Gufi facendo il conduttore, bravissimo, sì, imparziale. Io spero che Mancini gli taglia i capelli a Guendonzi. No, attenzione, perché sennò c'è bambino. i capelli, quelli che era forti. Adesso la mia preoccupazione aumenta, perché Francesca aveva dato la Lazio favorita con la Juve e è finita 2-0. Ora dalla Roma favorita con la Lazio mi sento male. Che dico? Ma Francesco, sotto questo suo profilo diplomatico, no? È pericoloso. Va benissimo. No, è no, pericoloso, no, Francesco. No, ragazzi, vi dico le cose, ma poi magari uno ci scherza. Io mi prendo la responsabilità quando faccio i pronostici. Se lo dico è perché in questo frangente non ci credo, perché altre volte che ho avuto sensazioni positive l'ho detto senza problemi. Però visto quello che è successo di recente, dopo che ho fatto il pronostico, dove ho detto che la Lazio avrebbe vinto la Coppa Italia perché si potevano allineare tutta una serie di cose... I pianeti! Che poi la cosa assurda, ragazzi, che è il primo pronostico quest'anno che ho sbagliato, importante, e poi succede sempre che la gente magari va a vedere quello che è sbagliato e non va a... No, quell'altro, certo. Quella è matematica. Infatti noi famo prima, i pronostici li fa. No, però ti tocca dire l'uomo derby, Manuel, dai, prima te e poi papà. Dybala. E per la Lazio? Va Roma Mancini. Per la Lazio, io no, per tutte e due, tutte da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda la Lazio, io, cioè, hanno detto Felipe Anderson, che comunque ha già affrontato più volte questa partita, anche se meno male che c'è un laziale che non gli piace Felipe Anderson, non sono pure felice di questa cosa, ma per il mondo del calcio lo dico. E chi è? Marco ha detto che non piace Felipe Anderson e sono felice del mondo del calcio questa cosa, però vabbè, questa guarda pure a me, non è che ma lo sapevo, io non li sopporto, quindi meno male, no, perché sì. Vabbè, comunque del resto io penso che Isaksen, anche se è immaturo, comunque può dare fastidio, secondo me. Io fra a me da Lazio mi esce proprio, io voglio bene, non lo giro su Dio, ma non mi esce, non voglio fare, perché io lo dico sempre, sono un becero romanista, perciò non... No, vabbè, ci mancherebbe. Poi tra le altre cose lui c'è stato un passaggio generazionale, perché tuo figlio parlava di Isaksen, noi abbiamo avuto probabilmente alla Lazio il più forte danese della storia, in anni traumatici, perché siamo anche retrocessi, sto parlando di Mikkel Laudrup, che era un giocatore universale. Che modo dice a me?
che ci faceva tanta tazza e l'animaccia sua. Come, no, raccontamela questa, sono curioso. Ma era il giocatore che meteorizzava la Lazio. Che meteorizzava. Quando prendeva palla lui, te potevi sempre aspettare lo spunto, la cosa impossibile, impensabile. Era il giocatore che veramente ce l'aveva una spina nel fianco. Ma che caratteristiche aveva? Chiedo perché... Era un giocatore totale, tant'è che Johan Cruyff poi quando l'ha preso al Barcellona l'ha trasformato praticamente in un giocatore universale. Lui è riduttivo dargli un ruolo perché Laudrup poteva fare il playmaker. Parliamo di una categoria dei giocatori sopra. Platini l'ha definito il miglior giocatore al mondo in allenamento, quindi stiamo parlando veramente... che poi paradossalmente lui nel 92, qui facciamo un po' da Marco Orde, vince la Champions League col Barcellona in finale con la Sampdoria a Wembley. Però litiga con Møller Nielsen, l'allenatore della Danimarca, quando la Danimarca vince l'Europeo, perché altrimenti Champions League europeo probabilmente avrebbe vinto anche il pallone d'oro con tutto che fa male. Era di un'altra categoria. Enzo, vuoi sapere il mio uomo derby? Da una parte e dall'altra, dai, equidistante. Il mio uomo derby per la Roma è un mix fra me e mitologico. Quindi... Ah, giusto, com'è? Lukaku. Io è mito. E per la Lazio che se vincerò la Roma 2-0 non serve l'uomo derby della Lazio, no? Ah, vabbè, ognuno la vede come vuole, dai. Poi ragione loro, dai. Poi, magari mi vendico lunedì. Ross. No. O adesso o niente, perché poi lunedì è no, vabbè, non è che c'ho la palla di vetro, amico mio. Ross, mi viene facile concordare con 11 metri e Kaiser per la Roma, quindi Dybala e Lukaku sicuramente saranno incisivi. Per la Lazio ti dico anch'io non lo so, non ho più pari idea, penso anch'io Felipe. Ma nessuno crede a Ciro Immobile e la sua stagione l'hanno sorriso. Ma pensi che parte di volare? Ciro sta avendo un declino assurdo, ragazzi, cioè, ma di che parliamo, no? Però sai, è il derby, poi sai perché io non l'ho nominato a caso, perché Nico insieme a me, con tutto che non è laziale, è uno dei suoi più grandi difensori. Io introduco la domanda e poi ti chiedo anche... Ma pensi che parte titolare? Io penso di sì, perché il derby non puoi non farglielo giocare. Magari in altra partita, magari avrebbe puntato più su Castellanos, però sarebbe troppo brutto una bocciatura per Ciro al derby. Secondo me punterà su di lui. Almeno è quello che spero, eh. Ok. No, anche perché Castellanos, ragazzi, cioè, non penso che in Got League giocherebbe Castellanos, ma non mi piace per niente. Castellanos legge cretino. Comunque, tralasciando questo, io l'ho già visto. Allora, per la Lazio, Ciro Immobile su penalty, per forza. Oppure avrei detto anch'io Guendouzi. Se devo dire la Roma, mi avete appunto su... Avrei detto anch'io Pellegrini, come hai detto tu, Fra. Mi è piaciuta la chiamata di Mancini perché mi aspetto un gol di Mancini con conseguente espulsione. Quindi potrebbe finire una... Cioè, io se dovessi giocare qualcosa giocherei gol di Mancini più espulsione, che potrebbe anche essere pagata bene. Ovviamente non giocatelo, però io la vedrei così, vedrei anche io Mancini. Adesso anche Tixter. Vabbè, la butto là, non giocate perché spesso li sbaglio i pronostici. Infatti il mio obiettivo quest'anno è sbagliarli tutti, quindi me lo faccio un record. Però dico questo io. Come dice mia moglie, quello che ti piace a te che fa sempre le risse, Mancini. Sul video, hai visto il video? Io non l'ho detto perché è troppo, voglio troppo, capito? No, Mancini. Però, guarda, ragazzi, io soprattutto a Nico voglio fare questa domanda e poi vado da Eros. Per quanto riguarda Immobile, poi voi alla Roma avete avuto una situazione simile, chiaramente le caratteristiche tecniche sono diverse, prima che qualcuno mi prenda per matto, ma io credo che lui, secondo me, è più al di là poi dell'aspetto tecnico, che non indovina più uno stop, che sembra proprio un giocatore sulla via del tramonto. Io non sottovaluterei l'aspetto mentale conscio e inconscio. Io ho proprio la sensazione che lui dopo 8 anni si sia rotto proprio le scatole di stare alla Lazio e ha bisogno di qualcos'altro. E secondo me sulla falsa riga di quello che è successo a Edin Dzeko, secondo me se va in un'altra squadra, Ciro torna a fare la differenza. E vi dico anche presuntuosamente che lui potrebbe giocare tranquillamente all'Inter insieme a Lautaro, perché con tutto il rispetto per Taremi, che viene pompato all'ennesima potenza, ma Taremi ha fatto solo 7 gol, ha fatto pochissimi gol quest'anno in Portogallo. Cioè, stiamo parlando di un 31enne
cioè che fino ad oggi ha giocato solo in Iran e in Portogallo, e con tutto il rispetto mi prendo anche Ciro con mezza gamba. Io credo che Ciro ormai sia logoro della Lazio e ha bisogno di cambiare ambiente. In un altro ambiente secondo me può fare ancora la differenza. No, ma io sono d'accordo con te, anche perché, ripeto, come ho già detto tante volte, ha avuto in questi anni problemi fisici negli ultimi due anni, e in più raga, Sarri non ne esalta Immobile, perché Immobile sappiamo che è un numero di partenza, gioca sempre a ripartenza con due punte, mentre Sarri comunque giocando a tre, volendo anche un altro tipo di centravanti, perché a lui piace quello che viene incontro, a lui piace Higuain, chiaramente Higuain è fuori classe, Immobile no, adesso per quanto mi piaccia, però è quello il discorso. Io penso che anch'io, secondo me, potrebbe giocare quantomeno nelle rotazioni all'Inter, potrebbe giocare tranquillamente Immobile. Ma raga, ma non sono convinto che Immobile è arrivato proprio fisicamente. Il problema non era Sarri, perché due anni fa Immobile fece una grandissima stagione. L'anno scorso Immobile ebbe il crollo fisico e lo ha testimoniato tutti gli infortuni che ha avuto. Quest'anno non ha avuto quegli infortuni, però si vede, non ce la fa più anche nello scatto. Come dici tu, Nico, il suo punto forte era lo scatto in profondità. Il problema è che adesso tu lo lanci, ma corro più veloce io di Immobile. È crollato fisicamente. Aspetta, io sarei curioso, ti vorrei far fare i test atletici. Infatti, a questo punto magari La cosa è drammatica, perché io atleticamente sono un vecchio di 90 anni, pensa come stai morto. Quindi la situazione per Ciro purtroppo è questa. Io non credo, come dici tu Francesco, si sia stancato della Lazio, assolutamente, anzi, secondo me lui ne soffre molto di questa cosa. Lui, no, Sarri, ma è una cosa inconscia, attenzione, cioè, perché poi tante cose arrivano anche dall'inconscio. No, altrimenti sarebbe andato via l'estate scorsa. Guarda, Sarri, se ti ricordi, pochi mesi fa disse che Immobile più volte gli chiedeva: mister, cosa devo fare per tornare quello di prima? Sarri giustamente gli diceva: fai quello che hai sempre fatto. Quindi evidentemente lui non si arrende al passare dell'età, questo purtroppo capita, ma il crollo fisico ormai è evidente. Io la penso invece diversamente sul suo impiego. Allora, anche secondo me partirà titolare, ma secondo me è un errore, perché Immobile, come tutti gli attaccanti a fine corsa, devono entrare gli ultimi 20 minuti, quando i ritmi calano, quando i giocatori sono più stanchi. Tu lanci Castellanos, che la porta non la vede, però è un bel rissaiolo, lo metti lì a fare a spallate con Mancini, e gli ultimi minuti ti giochi la carta Immobile. Io non sono d'accordo, ragazzi, ma io Immobile... Forse è la Lazio che non crea tanto, perché io non ricordo gol mangiati da Immobile. Cioè, ti posso dire quanti gol si è mangiato Castellanos nelle ultime tre partite, che è vero, si è mangiato almeno due gol. La Lazio crea poco, e su questo siamo d'accordissimo, però comunque si vede che Immobile è spento. Cioè, è proprio evidente che c'è stato un crollo fisico. Poi è chiaro. Allora c'è ragione Francesco, è la fiamma dentro. Non vuole più stare la Lazio. Il calciatore è un giocatore di livello proprio. Immobile gioca l'incontro. È una punta leggera che gioca sul filo del fuorigioco. Gioca di partenza. Gioca sul filo del fuorigioco, e quindi sì, sarei magnatico, però manco... Lo metti a Firenze, a Torino. Ragazzi, col Bayern, soprattutto Isaksen. Questi fanno l'Europa tutti gli anni, cioè nel senso lottano per il quinto posto. La Fiorentina lotta con Immobile, questa Fiorentina, con l'italiano, con tutti, con Nico Gonzalez, tutti, con Immobile davanti al posto di Belotti in Zola. La Fiorentina lotta per... terzo posto con la Juve. Ma pure Belotti, ragazzi, è un mistero, no, cioè da bomber clamoroso che era al Torino, a me non è mai piaciuto, a Roma ha concluso la stagione con zero gol. Un intruppone è diventato. Tra l'altro magnandosi un gol allucinante in finale dell'Europa League, cioè l'unico che doveva fare tra lui e Abraham si sono magnati tutti e due, io non riesco proprio a scordarmelo. Cioè. Di chi si parla? Di Belotti. Vabbè, ma sapete ragazzi, io poi non ho problemi a dirlo, lì è stata una partita compromessa da un arbitro che ha deciso che doveva finire in un'altra maniera lì, quindi Belotti c'entra poco, perché poi quando tu vai a negare un rigore solare, quando non è strano, fammi fare sta battuta, stranissimo, perché alcuni romanisti dicono che non ce l'hanno piccata alla finale, alcuni romanisti conosciuti poi su questi social. No, dicono che la Roma non ha dominato la partita, ancora più grave questo. No, che ce l'hanno proprio rubata, sì, vabbè, ha perso, ma mica l'hanno rubata. Perciò ti fa molto. No, ma poi la mala fede, ragazzi, io ve lo dico da esterno, si è visto proprio quando a rigore di Montiel, ma dove si è mai visto nella storia, io non ho viste tante di partite, che quello sbaglia il rigore e glielo fa ripetere. Una cosa allucinante. Corea. Sì, ma è come no, capirai. Sì, stiamo a quei livelli là. Vi rendete conto dell'imparzialità di sto ragazzo? Cioè, vendete conto che è un'altra categoria proprio rispetto a... Te devo stringere la mano? Stringiamo virtualmente, ma intanto io do la parola al mitologico. La voce comincia a esaurirsi perché ho fatto la live febbricitante. Prego, Mito. Allora, intanto si sentono dei fantasmi dietro di me. Su Immobile... Allora,
Come sono ce l'hai l'estintore tipo Ghostbusters? Se ci sono dopo vado a vedere. No, allora, se ritorniamo sul derby e dopo vado su Immobile, per me, per la Roma, il giocatore decisivo, lo dico qui, sarà il faraone Shaarawy. Guarda, se sarà il faraone Shaarawy, l'hai anche conosciuto perché ha fatto parte delle mie live, dobbiamo assolutamente portare Matteo Guerra, perché pur essendo tifoso interista è uno dei suoi migliori amici, quindi se la partita la decide Shaarawy, devo portare per forza Matteo in live, quindi è d'obbligo questo. Top. Per la Lazio non posso dire il negativo, vero? Solo in positivo. No. È quello che ti senti, non è che... c'è la libertà d'opinione, almeno dal mio punto di vista. Allora, io ti dico, il negativo sarà Romagnoli. Ah, no. Guarda, qua mi hai fatto prendere una bella responsabilità, perché poi Alessio, non siamo amici stretti, ma ci conosciamo, perché poi siamo originari tutte e due della stessa località, perché io vivo a Roma da tanti anni, però... Nettuno? Un'attività... No, Anzio, perché lui è nettunese, però frequenta più Anzio, più amici Anzio, quindi tra le altre cose non posso rivelare il nome, frequentavamo anche la stessa palestra, il periodo che lui fu escluso dall'europeo, e stava ancora al Milan, e io magari gli regalai il mio libro, gli feci una dedica per incoraggiarlo, e sperando in un giorno che magari lui avrebbe vestito anche la maglia della Lazio, perché è sempre stata la sua squadra del cuore, quindi lo conosco e lo stimo tantissimo, e vi dico la verità, non mi erano piaciute poi quando erano uscite quelle voci sul fatto dell'ammutinamento con Sarri, perché non lo conosco a fondo, ma lo conosco abbastanza discretamente per poter dire che non è proprio il tipo. Ok. Allora, a questo punto, visto che stiamo parlando di Amarcord, il vostro miglior derby e il vostro peggior derby. Riccardo, tu ne hai vissuti più di tutti, quindi puoi dire sia il migliore che il peggiore, eh? Io al Flaminio, Rudi Feller, su rigore, 1-0. Il cucchiaio, esatto. Che poi il cucchiaio erano i primi cucchiai che si vedevano. Ti devo dire la verità: il primo cucchiaio nella storia, ragazzi, lo sapete chi lo fa? Secondo me, Kaiser lo sa. Cannaviccio, può darsi che lo sai chi l'ha fatto il primo cucchiaio nella storia? Panenka. Almeno di quelli... Panenka. Alla finale degli europei del 76, la prima finale degli europei terminata ai calci di rigore tra Germania e ex Cecoslovacchia, perché non era ancora Repubblica Ceca. Panenka fece il cucchiaio e la Cecoslovacchia vinse il suo primo e unico. Dico, Francesco, io non avevo mai visto tirare un cucchiaio su rigore. Fa un cucchiaio su rigore, che all'epoca lo chiamavo pallonetto. Io rimasi allucinato, perché la palla non entrava mai. Ma il portiere era Fiori, se non sbaglio. Esatto. Vabbè. Sembrava sempre che stava la palla che era ferma, stoppa. Cioè, fece una cosa tutti quanti. Poi lui, siccome stava litigando con i giocatori da Lazio, si mise seduto sul pallone e guardava la curva. Cioè, una freddezza al tedesco. È stato uno dei miei giocatori preferiti, Feller. No, ma tra le altre cose, non so se ci hai visto, perché io e il Kaiser abbiamo fatto una... Sì, lo so. E praticamente c'è stata quella polemica, perché tanti erano della corrente di pensiero che Miro Klose fosse meglio di Feller. Io credo che poi parliamo di due grandi attaccanti. Assolutamente, non si può fare. Condivido. Mamma mia. Tanta stima per Klose, che l'ho visto quest'estate a Porto Cervo. Una persona squisita, veramente un signore, devo dire. Le classe. Un signore, veramente, tanto di cappello. Ma il tedesco, per me, che vuol dire qua? A ognuno il suo tedesco. Invece il peggior derby? È il peggior derby, io li cancello, sai, Francesco? Esatto. Ma io ti dico, il peggiore sicuramente, guarda, ne ho visti, vabbè, il migliore è troppo scontato dire quello di Lulic, non dico quello perché non voglio fare il provinciale, ma ti dico per l'importanza, quello 2-1 l'anno dello scudetto con gol di Veron e Nedved, che lì iniziò la rincorsa scudetta alla Juve. E il peggiore è il 5-1, ma proprio senza ombra di dubbio, perché lì avevi la sensazione che la Roma ne potesse fare anche 10. Vero. Ero appena nato io, quello era il primo derby mio, lui, per non svegliarmi, andava esulta fuori alla finestra. Ero appena nato io.
Non stavi allo stadio? Io il 5 non stavo allo stadio. C'avevo un ragazzino, c'era a me. C'avevo un mese, c'avevo. Quello vicino a me mi ha detto, se fa un altro con Montella ti bacio in bocca. Ha segnato Montella, sono 20 file dopo. Girato, ma già stavi con Ragel? Già stavi con Ragel? No, 5-1 no, okay. No. È 2004, 5-1. No, 2002. 2002, voi no. La mia, sì, marzo 2002. Ma lo so, Manuele, che sei giovane, il migliore e il peggior derby della tua vita? Allora, peggiore è quello che hai detto tu, però uso un meccanismo suo, lo cancello, io non mi ricordo niente, c'avevo 10 anni. Quindi ero fresco, attenzione. Così è facile, non è che azzerano la memoria, non è che siamo... No, lo facciamo a difesa, è un meccanismo di difesa totale. Il migliore, ti posso dire, sto combattuto tra quello della punizione di Vucinic, perché è il primo che ricordo seriamente. Lì ti stavi tirando lo scudetto. Sì, però quello che mi ricordo di più, con più piacere, il 2-2 di Totti, perché dicevano sempre che era vecchio, e io invece andavo a scuola la mattina dopo con la maglietta e godevo tantissimo. Soprattutto il fatto che... rovesciata, il mezzo rovesciata, quello il 2-2. Dove c'è una super partita Felipe Anderson con Pioli, sì, che poi stava in prime Felipe Anderson, si è fatto un anno. Sì, il 2-2, perché ricordo che mi iscrissero tutti i compagni sul gruppo della Lazio di calcio, mi iscrissero del gruppo di calcio, ma non veniva allenamenti, manco il tempo di girarmi, è 2-2, quindi la goduria è stato meglio della vittoria quasi. Marco? Guarda, io te ne cito un paio per parte, nel senso che i migliori ovviamente il 26 maggio per forza, perché è stato troppo importante, però io ti cito anche quello di Berami all'ultimo minuto, perché venivamo da diversi derby senza vincere e non me lo aspettavo ormai, per quello era un pareggio già scritto e mi ha lasciato dentro una grande emozione, ovviamente ero allo stadio. No, ti dico una cosa, quel derby, quel gol non l'ha segnato Valon Berami, l'ha segnato Gabriele Sandri insieme a tutti i laziali. Potrebbe, come cosa molto romantica, comunque diciamo che mi ha lasciato dentro una grande emozione, perché venivamo da anni veramente brutti per quanto riguarda i derby, e per i derby invece brutti ricordi cito anche io quel 5-1, perché non ero allo stadio, però fu veramente brutto quel pazzo di Zaccheroni, non scorderò mai quella formazione che mise, che secondo me neanche sotto acidi puoi mettere una formazione del genere. Dino Baggi in difesa. E poi ne cito un altro, che ovviamente è quello del rigore sbagliato da Floccari, perché io sono uscito dallo stadio dopo quel derby dicendo la Roma ha vinto il campionato, poi per fortuna non è andata così, però io ero sicuro al 100% che con quella vittoria Roma avesse vinto il campionato. Io no, perché io credevo che magari l'ago della bilancia, come poi è stato, sarebbe stata la partita con la Samp, poi insomma... La Roma era forte, fece una mega rimonta, però io mi aspettavo anche il derby quello di Dicanio, che la Lazio era quello del 6 gennaio 2005, insomma lì fu un derby clamoroso, perché anche quello, però vabbè, sai, sceglierne uno o due non è facile. Certo, quello io lì ero straconvinto di averlo perso, infatti andai con un amico mio della Roma, andammo insieme, e io a un certo punto nel pomeriggio gli dissi: guarda, ma io me sa neanche vengo, tanto cosa vengo a fare a perdere? E poi dopo Totti la partita Cassano. Non mi ha ricordato la parola con Totti e Cassano, insomma le previsioni erano complicate, poi il calcio è strano. No, poi veniva, ma la Lazio era appena arrivato Papadopoulo, e lottava per non retrocedere. Se ti ricordi, Francesco, prima avvenne il 6 gennaio, prima c'era stata la pausa di Natale, la Roma vinse la partita prima, non so se 5-1 contro chi, e la Lazio perse 3-0 a Udine giocando con Casazza al terzo portiere, cioè stavamo in una situazione disperata, giocavamo con i gemelli Filippini, Dalla Monti, Gianni Chedda, prima partita da centrale difensivo, cioè una cosa aberrante. Avevamo appena cambiato allenatore DS, perché era andato via Caso, era arrivato Papadopoulo, era arrivato anche Gabriele Martino nel ruolo di DS, e io ti dico, quel periodo, sai perché me lo ricordo bene? Perché è coinciso, qualche giorno prima fecero un derby del cuore a Roma, e io feci la mia prima intervista da giornalista. Cioè, l'ironia del destino a volte combina scherzi stranissimi. Indovina a chi ho fatto la mia prima intervista da giornalista, caro Marco? A chi l'hai fatta? A Claudio Lotito. Il tuo amico Claudio Lotito. Cioè, il destino ha voluto così. A Claudio Lotito poi... Allora, diciamo che la prima è stata a Max Giusti, però personaggio proprio del mondo del calcio è stato Lotito. Prego, certo. Kaiser. Allora, io te ne cito due, perché il primo credo sia il più importante della nostra storia della Roma, l'1-0 con autogol di Paolo, non dico il cognome, c'ho pure che bannano, io tremo su queste cose. Paolo, il giocatore. Il giocatore Paolo.
quello che ricordo, diciamo, con più affetto è il primo derby che ho visto allo stadio, il 3-0 quando allenava Mazzone, che ha segnato al secondo minuto Balbo, poi ha segnato Cappioli e poi il secondo tempo Fonseca. Che poi stavo qui sotto... quello è stato il mio primo allo stadio, era ma abbonato, ti posso dire quella partita, anche se l'abbiamo persa, dal punto di vista scenografico sia la curva sud che la curva nord fecero uno spettacolo incredibile, perché la Lazio mise la maglia gigante con scritto Banca di Roma, onoratela, e la Roma invece in sud mostrò, c'è solo S Roma con il simbolo gigante della Roma. Lì la curva nord e la curva sud diedero uno spettacolo spaziale. Quello è l'unico derby che sono andato in tribuna con un laziale amico mio, è stata una bella esperienza per me perché abbiamo vinto, però l'unico derby che sono andato con un laziale. E ti dico anche un aneddoto su quel derby lì, c'erano problemi di ordine pubblico e infatti il derby fu trasmesso in bassa frequenza, perché all'epoca le trasmetteva delle più la sera, ma quel derby si giocava di pomeriggio e per problemi di ordine pubblico Rai 3 all'ultimo secondo si prese i diritti e lo fecero in diretta per anche evitare... Anche il ritorno lo diede la Rai. Ma sapevo questa cosa. Sì, sì, sì. Ma te rendi conto? Cioè, vabbè, io l'ho vissuta, cioè avevo 9 anni. Sì, sì, anche il ritorno che vinse poi la Lazio 2-0, che era Casiraghi Signori, lo diede la Rai. Sì, 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 sì. Quello è stato il mio primo derby allo stadio, perché ero abbonato dal 93, però mio padre non mi aveva portato allo stadio, al derby, perché poi ce li cambiavano i posti all'epoca. Se tu avevi, noi avevamo la Teve Nord, che poi andava ai Laziali e ci davano in automatico un'altra postazione. Ma ti dico una cosa, io dovevo esordire in un derby, la mia prima volta allo stadio fu tanti anni fa... Se lo dica Rossella, ma magari mi prende per vecchio. 19 agosto 91, amichevole precampionato Lazio-Milan con gol di Cornacchini, autogol di Gregucci propiziato da Van Basten. Però il primo derby doveva essere praticamente quello che la Roma vinse per 3-1 l'anno che la Lazio arrivò seconda, che si giocò lo scudetto col Milan. Non andai perché mamma e papà mi fecero la sorpresa che partimmo per le Antille francesi a Saint-Martin. Sentite cosa succede. Io stavo lì, stavo cercando una televisione per vedere il derby. E cioè, voi immaginate, nelle Antille francesi trovare un televisore e vedere il derby già era un'impresa titanica. Volete sapere che è successo? Stavo cercando, trovo un bar, vedo, erano tutti romanisti con le sciarpe della Roma, una cosa impressionante. A un certo punto vedo il monitor, io la Lazio lì, con tutto il rispetto per la Roma, la Lazio era forte, c'erano Vieri, c'era Nesta, la Roma... Il 91? 98-99. Ah, il 91, dico... No, quella è la prima volta allo stadio. E praticamente vedo 2-0, doppietta di Del Vecchio, io rimango così, ma la cosa che mi stupisce dall'altra parte del mondo che trovo un bar all'aperto, tutti i romanisti che festeggiano, e praticamente quello fu praticamente di fatto il derby che ci fece perdere lo scudetto. Abbiamo esordito lo stesso anno io e te allo stadio, allora. Solo io del 3 mesi prima. Io del vecchio del vecchio Totti. Sì. E gol di Vieri per la Lazio. Ma che l'unico... abbiamo purgato ancora, no? Sì, sì, è quello. Abbiamo purgato ancora. Le Barinice. È quello. Una cosa a mezzo a 4. A Barinice è un altro giocatore spettacolare, secondo me. Tra l'altro Totti palesemente con la mano a stoppata. Che figlio di una buona donna. No, ma che poi Alenicev in Italia lo abbiamo visto in tono minore, con la Roma era una riserva, al Perugia con Gaucci andò male, ma Alenicev era l'uomo chiave di Mourinho, perché al Porto lui lo inseriva nelle finali. Grande giocatore! E gli ha segnato sia in finale di Coppa UEFA che in finale di Champions. Capito? Con Celtic e con Monaco. Uno special one anche lui, allora. E Cross! Vai. No, ragazzi, io mi astengo anche perché vi dico... Io non ho mai vissuto un derby Roma-Lazio all'Olimpico, in realtà non sono mai entrata all'Olimpico, è uno degli stadi che mi manca, quindi sono cose che bisogna viverle a parer mio. Per poter chiaro se è Olimpico, però, cioè, A me ci ha portato 8 anni. Ragazzi, sapete che mi manca l'Olimpico e Udine, per il resto ho fatto... Udine lascia perdere, ma via Olimpico. Via Olimpico, vedete a vedere. L'anno scorso è stato importante, cioè comunque se definitivamente ho vinto il campionato a Udine. Quindi mai stato all'Olimpico. E quindi penso io invece al San Paolo ci sono stato solo una volta e non c'entrava niente la Lazio. Andai con mio padre, andammo a vedere stagione 95-96 Napoli-Milan, l'anno che vinse il Milan lo scudetto con Capello,
e segnò Panucci, che andò sotto il settore ospiti del Milan e fece così. E col Napoli ci giocavano Roberto Policano, Freddy Eusebio Rincon, il Condor Agostini. Era insomma un Napoli in tono minore che stava vivendo le macerie dell'era Ferlaino. Certo, certo. Stava sparito il Napoli. C'è una domanda per i tifosi della Lazio, ragazzi. Allora, analizzando il passaggio di Sarri e il passaggio di Mourinho, chi ha fatto meglio secondo voi? Eh beh, Sarri, se ci basiamo sui derby, i derby danno... No, stagione, dice. Io parlo di stagioni... 3 anni, praticamente, cioè, hanno fatto... Il periodo di Sarri alla Lazio, chi ha fatto meglio tra... Vabbè, Mourinho, perché ha vinto un trofeo e ha fatto una finale europea, al di là che poi Sarri abbia portato anche un secondo posto della Lazio in Champions, diventa fine a se stesso se non porti il trofeo. Santo Francesco. Ma io voglio portare Francesco. Francesco, ti voglio far conoscere i miei cugini che sono tutti della Lazio. C'ho due cugini della Lazio. Ma sto proprio guarda, l'imparzialità hanno lasciato a casa. Cioè, capito? Allora, l'imparzialità non è cosa di tifosi. Io ovviamente la penso come Francesco qui. E mi sono testimoni, io già lo dissi un'altra volta. Allora, per me hanno fatto benissimo tutte e due, perché comunque Sarri e Mourinho non hanno fatto bene, ma benissimo, anche se in competizioni diverse. Ma io, per come sono io tifoso, che voglio il trofeo, io mi prendo Mourinho, perché a me che arrivi in Champions sono felicissimo. Ma Marco, hai detto una bella cosa, sono tifoso. Io questo qua gli vorrei ricordare romanissimi, ma i tifosi, ma che fine hanno fatto? No, esiste più, ormai si parla, i tifosi ragionano come la società, dobbiamo andare in Champions perché prendiamo i soldi. Sì, ma i soldi poi non li rimettiamo. Sembra che prendiamo noi i soldi, capito? No, ma la cosa più bella... La Coppa Italia, perché è un trofeo, e poi dicono è un trofeo... Ma che scemato, io me la sogno la Coppa Italia! I trofei sono quelli, non è che ci sono 1000 trofei, ci stanno 2-3 trofei, se non puoi vincere uno, vinci l'altro. Io infatti, ragazzi, sarò stato impopolare, mi sono preso 1 miliardo di critiche, io ho attaccato Sarri quando lui snobbò la Conference, perché poi bisogna essere oggettivi, perché con la Zed Alkmaar la Lazio poteva stravincere, con tutto che era una squadra ostica, ma la Lazio, anche con Inzaghi il problema viene il diktat dalla società, però Inzaghi ci ha provato, Marco, perché a Salisburgo E quando siamo usciti l'anno del Covid, siamo usciti al girone con Celtic, Cluj e Rennes, che giocavamo con 11 riserve. Assolutamente no, il diktat della società Lazio è sempre quello di arrivare quarto. Ti dice che quello è l'unico obiettivo. Tu allenatore, sei stipendiato dalla società, che cosa fai? Fai giocare i migliori in campionato. Se la società dicesse, guarda, io voglio vincere l'Europa League, sei sicuro che ti metti i titolari anche in Europa League? Comunque Sarri il primo anno in Europa League li mise i titolari, infatti uscimmo col Porto giocandocela bene, e non è un disonore uscire alla pari col Porto. La Conference è stata volutamente... No, è un disonore, perché tu avresti dovuto passare il girone da primo, invece è passato il Galatasaray in quella circostanza. Però ci hai provato, cioè la Lazio metteva i titolari, se poi perdi non ci puoi far nulla, però i giocatori in campo te l'ha messi. Poi se c'hai giocatori che scendono comunque in campo in un certo modo, poi anche la Roma quest'anno è passata come seconda, però Mourinho comunque ci punta le coppe. Non è matematica la cosa, però tu lo vedi subito se l'allenatore ci punta o no, perché se io metto 11 riserve, come è capitato alla Lazio in Conference, o come capitava con Inzaghi gli altri anni, è lì perché non ci punti, però non è mai colpa degli allenatori, perché il diktat arriva sempre dalla società. Che poi c'è una grandissima incongruenza, no? Perché parlate sempre di aspetto economico, ma se andate a vedere quanto ha guadagnato la Roma arrivando in finale di Europa League, anche in semifinale bastava, perché poi la finale non sono introiti della Roma, con i sold out, con gli sponsor arrivati grazie al cammino europeo, con tutto il merchandising, ha guadagnato 20 milioni in più rispetto alla Lazio che è andata in Champions. Perciò io questa cosa del non andare o preferire il quarto posto anche ad una Europa League, perché poi la Conference già è leggermente diversa dal prossimo anno, perché non scendono più le squadre dall'Europa League, quindi avrà uno spessore leggermente più basso. Ma ragazzi, fare un'Europa League da protagonista ti porta a un maggiore introito rispetto a fare le comparse in Champions arrivando quarti. Questo dovresti dire a Tare, perché Tare non più tardi di 3 anni fa un'intervista disse chiaramente l'Europa League non ci interessa perché economicamente non ci porta nulla, l'unica coppa che conta è la Champions. Lo disse proprio Tare in un'intervista. Quindi, è la morte del tifo, ragazzi. Questo fa capire come la società Lazio si rapporta alle coppe europee. È una battaglia aperta. Come si rapporta al bilancio? Perché questo devi prendere la calcolatrice e fare 1 più 1.
Marco, non sono capace neanche per il bilancio, ma io ormai dalla Lazio non mi aspetto nulla, sono 20 anni che ragionano così. Dell'Europa League alla Lazio purtroppo non interessa neanche ai tifosi. Quando andiamo a fare l'Europa League, sì, non so se ci torneremo il prossimo anno, comunque ci torneremo nei prossimi anni, la Roma fa i sold out e le altre squadre d'Europa fanno i loro spettatori, noi la fase a girone facciamo dai 5 ai 10 mila spettatori, 15 quando va bene, quindi neanche ai tifosi interessa. Perciò di cosa no, ma parlando? Aspetta, però c'è un motivo perché si è arrivati a questo punto e poi coinvolgo anche gli altri, perché Lotito ha fatto un lavaggio del cervello a tutta la tifoseria che praticamente vero. Ha cominciato a ragionare così, perché ai tempi di Gragliotti ragionano così. Quello che dice è vero, ma c'è anche l'altro motivo, che non si sa per quale motivo il laziale è diventato di bocca buona. L'Europa League non va bene perché la Lazio deve stare in Champions, come se fosse no, ma noi siamo sempre stati così strani da questo punto di vista. Ragazzi, ma questo posso dire che è un pensiero comune anche nei tifosi del Napoli, lo sto constatando soprattutto quest'anno. Molti snobbano il fatto di arrivare in Conference in Europa, che per quanto mi riguarda, per quanto il Napoli sia una squadra che in Europa ormai c'è da quasi una decade, forse ha fatto giusto due campionati in cui non è arrivata, non ricordo con precisione, però sono competizioni a livello europeo che ti danno uno scenario, ti danno un palcoscenico, ti danno modo di confrontarti magari con squadre un po' più sul tuo livello, perché parliamoci chiaramente, Napoli ha fatto l'anno scorso benissimo, però in Champions, anche l'anno scorso ha fatto bene, però in Champions sicuramente non puoi giocarla per vincere, magari una Conference puoi giocartela per vincere. Però sai, su questo sono d'accordo in parte, Ross, perché se becchi l'annata giusta, probabilmente l'anno scorso non l'avrebbe mai vinta, perché il Manchester City era un gradino sopra tutte quante, però se beccavi l'allineamento giusto, ad esempio il Milan ai quarti non era impossibile da battere. Ha beccato quindi l'allineamento giusto, meglio di quello, il Milan ai quarti, eventuale Inter in semifinale. Cioè, certo, penso però quello che dico io ad oggi, no? Ad oggi molti tifosi schifano le altre due competizioni europee, Conference Europa. Io non mi sento di denigrarle così tanto come la maggior parte del pubblico del Napoli, perché vi posso garantire che anche l'altro giorno fuori allo stadio un sacco di gente continuava a snobbare le competizioni europee che non fossero la Champions. Però figli miei, cioè io non è che posso giocare sempre la Champions per uscire agli ottavi. Rossella, guarda, ti garantisco che mo ti spiego anche il fatto perché noi abbiamo amato e abbiamo ancora tanto José Mourinho, perché ci ha cambiato al contrario degli altri tifosi, ci ha fatto amare le competizioni europee, perché non vinciamo mai, quasi mai, è difficile, tante delusioni, lui ci porta in finale, ci fa vincere una coppa e poi ci fa fare un'altra finale, che poi è successo quello che è successo, però ti apre gli occhi e ti fa capire, tanto che noi anche all'inizio di quest'anno desideravamo proprio tanto Dublino, per esempio, anche se adesso è difficile perché le squadre sono più forti quest'anno, ci sono tante dinamiche, Liverpool. Ha cambiato, poi è successo quello che è successo, tanto il tifoso della Roma, perché ci ha dato emozioni incredibili, no? E adesso poi si è creato tutto, proprio lui è un personaggio pesante, tutti lo odiano. Però io da tifoso non dirò mai, speriamo che usciamo da Europa League. No, non si può dire. Per arrivare a quarto in scena. Ma tu devi far tifoso, ma pensa a tifare, ragazzi. Ma poi dicono, si rischia che rimaniamo. È un pensiero sempre più comune per quanto riguarda la mia tifoseria. Cioè, noto che sta diventando un pensiero comune ed è errato, poiché il Napoli ad oggi non mi sento di dire, come l'anno scorso, non ero in fiducia in Champions, perché oggettivamente io neanche contro il Milan ero in fiducia. E magari uno dice sulla carta era fattibilissima, perché per l'amor di Dio, sulla carta l'anno scorso il Napoli era una macchina da guerra. Però non mi sentivo in fiducia, e sensazioni mie. Ad oggi, se Napoli dovesse arrivare in Conference in Europa, perché ci metto il sé, ce lo metto tutto, io non ci sputo sopra, anzi sarei contenta magari di poter esprimere calcio a livello europeo, ovviamente non in Champions. Sti cazzi, cioè, perdonatemi il francesismo, però da un lato no, sti cazzi. Le parolacce sulla tua bocca sono anche belle, quindi cioè, ti concedo questa licenza poetica. Lo sai qual è il discorso, Ross? Scusami se prego, prego Enzo. Io poi la penso come te, ma forse tu la pensi un po' a corto raggio, perché hai parlato di quest'anno, l'anno scorso, io la vedo più a lungo raggio, nel senso che tolte le prime tre della classe, perché levi Juve, Inter e Milan, le altre non squadre non posso... Non... Mi senti adesso? Mi sentite? Io sì. È lei che lagga, si è bloccata. No, è lei che lagga, si è bloccata, deve uscire. Si è frizzata. Stavo dicendo, tanto mi sente anche lei, no? Stavo dicendo, togliendo adesso le prime tre della classe,
Cioè non, per le altre tre, per le sì, altre squadre, che sia Napoli, che sia Lazio, che sia Roma, cioè ragazzi, hanno la Conference League, l'Europa League valgono come la Champions League, perché noi non abbiamo storia, ma non è che possiamo snobbare. Ah, la Conference League è la Coppa dei Settimi, non è la Coppa dei Settimi, è la Coppa del settimo classificato in Italia, del quarto classificato in Olanda, del quarto classificato in Portogallo, di quelle che scendono dall'Europa League, che potrebbero essere già scese dalla Champions League ai preliminari agosto. Valla a vincere, però. Intanto metti in bacheca. No, ma poi valla a vincere, andare a giocare in Norvegia, a mezzo di montagne. No, che poi, tra le altre cose, quest'anno io ad inizio stagione ho dato la mia favorita. Avevo detto che secondo me l'avrebbe vinta la Aston Villa. Adesso staremo a vedere. Ma anche Emery, in tal senso, qualora la vincesse, ma anche se dovesse arrivare in finale con l'Aston Villa che sta lottando per la Champions, lì è un cambio di mentalità, ricollegandomi a quello che stavate dicendo voi su Mourinho, considerando che quando Emery ha preso la squadra stava lottando per non retrocedere, quindi insomma... Pensare che vincere aiuta a vincere qualsiasi cosa, se tu giochi anche un torneo di briscola lo vinci, è comunque mentalità vincente. Se tu ci metti Real Madrid in Conference, gioca per vincere, il Liverpool gioca per vincere, ragazzi, perché vincenti, vogliono vincere sempre. Invece qua c'hai una bacheca che ci stanno tre formiche rinfreddolite e dici no, la Conference non conta nulla, ma cosa vuoi vincere? Sì, vincere. Per quello dicevo step by step, cioè partendo quando parlo dell'Atletico prima o comunque il Siviglia, perché comunque pian piano ti fai da lì, cioè non puoi partire soprattutto, perché se tu fai un anno in Champions League, magari che ne so, il Bologna di turno, no? Lasciamo che il Bologna potrebbe avere un'ambizione di poi crescere, però il Bologna di turno, se poi arriva, poi esce in Champions League e ritorna ai livelli dove era prima, non succede nulla, non hai fatto il percorso, è un caso estemporaneo. Quindi per quello io facevo sto discorso prima. Perdonate, sono io che ho la connessione un po' labile. No, è tutto ok, adesso abbiamo tutto quanto migliorato. E no, poi tra le altre cose tu, Nico, citavi il Siviglia e l'Atletico Madrid. Loro questo percorso l'hanno intrapreso addirittura partendo da zero, perché il Siviglia nel 97, io mi ricordo ancora la squadra, con Robert Prosineschi e Matias Almeida, retrocesse. L'Atletico retrocesse nel 99-2000 con Jimmy Floyd Hasselbaink, quindi erano squadre che stavano in seconda divisione spagnola, sono risalite e poi si sono costruite un loro perché anche magari in un'Europa di secondo piano, l'Atletico non tanto perché ha fatto anche due finali di Champions, però questo ti dimostra che anche partendo da zero, se fai degli investimenti che non devi essere per forza il Manchester City o la squadra degli arabi, ragionati, facendo un minimo di rischio d'impresa, ci puoi arrivare a quel livello. Lo sai cosa disse Monchi una volta? Monchi, quando era il direttore sportivo della Roma, disse una cosa: a Siviglia eravamo felici di uscire dalla Champions e andare in Europa League. Vabbè, per perché quello era il loro livello. Perché non è lo stesso livello di Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina, eccetera, eccetera. Questa è una cultura sbagliata. E che siamo diventati tutti la Champions noi? In quattro squadre c'è sta una finale di Champions. Andiamo a sentire chi la Champions l'ha quasi sfiorata, Mito. Ti faccio inserire anche su questo discorso. No, io sono completamente d'accordo. Secondo me l'Europa League non deve essere... Ma la stessa Inter, se andrebbe in Europa League, io la vorrei vincere. La gente o in Conference League... L'Inter ci ha provato poi quando c'è andata, Peccato che ha perso, mi è dispiaciuto quando è uscito, perché in finale ha perso, mi è dispiaciuto molto. Sì. Sì, stavamo chiamati insieme. Mi è dispiaciuto. Ma già vi conoscevate? Sì. Mito, ti posso dire una cosa? La mia prima partita allo stadio è stata la finale di Coppa UEFA, leva che quella l'ha vinta la Roma, però era la partita di ritorno. Aveva perso 2-0 all'andata, ha vinto 1-0 al ritorno Rizzitelli, 83esimo, la mia prima partita allo stadio. L'Inter è campione d'Europa, vabbè, ha vinto la Coppa UEFA, campione d'Europa. Io ho fatto andata e ritorno là. No, io è andata, io avevo 7 anni. Per i più giovani ricordiamo, quella era l'Inter di Andy Breme, Lothar Matthäus e Bergomi. Jürgen Klinsmann. Sì. Grande Fabio Bergomi. Bergomi. Bergomi quello vero. Fabio Bergomi contro Madri. È il prof. No, sono tutte e due veri, no, stima di entrare. Ma quindi sì, sono d'accordo sulla cosa della mentalità, però volevo dire sul derby preferito, è quello preferito più che altro meme, è quello che ha perso la Lazio col gol di Yagabi Wani, quello guarda, è ricordato, mitologico. Ti dico l'importanza di quel derby,
l'importanza di quel derby era la penultima giornata di campionato e andavano soltanto tre in Champions della, in Italia, e la terza faceva i preliminari. La Roma superò la Lazio e arrivò seconda, la Lazio fece i preliminari e uscì dalla Champions. Il Bayer Leverkusen. Sì, era nel Leverkusen ci giocava Çalhanoğlu e Son, quello che poi è andato al top. Enciclopedia Francesco, una cosa Madonna, mi sta a fa paura quasi. Io avrei citato anch'io probabilmente, cioè uno dei derby del quale magari ho un ricordo molto molto blando perché comunque mi approcciavo appena al calcio, era il tacco di Mantino Manzini, quello forse 2004 era 2004, sì, sì, bravo. 2004 che però avevo 7 anni. Era molto tacco di Dio, come disse Carlo Zampa, il tacco di Dio. E poi mi ricordo quello che hanno citato prima, anche quello di Totti che fece la doppietta nel 2015, semplicemente perché Totti è uno dei miei giocatori preferiti, nonostante poi con la Juve non andava d'accordo troppo. Era il periodo che fece quella mezza rovesciata lì. Mi ricordo che fece anche, se non sbaglio, gol con Manchester City, fece il record in Champions League. E quindi lì si parlava molto di Totti e era un bel derby, mentre uno dei più brutti, 38 anni. Sì, tantissima roba, mentre uno dei più brutti probabilmente uno di recente che finì 0-0, 1-0 per la Lazio. Quello di andata. Tremendo. Quello dell'andata di quest'anno e poi te ne dico anche un altro bruttissimo, quando rischiamo quello dove rischiamo di retrocedere tutte e due, che ci fu praticamente un patto non scritto per farla finire 0-0 per... Io ero allo stadio, ero in tribuna stampa. Era del bambino quello. Quello no, non è quello. No, c'era Di Gagno, finì 0-0, era una delle ultime giornate, rischiavamo entrambe la Serie B e tutti i tifosi si arrabbiarono perché obiettivamente i giocatori si erano messi d'accordo. Io invece vi dico, io ho esultato a fine partita, a me il punto serviva, ma che mi importa me di provare a battere la Roma? Ma andavamo in Serie B. Si è salvata all'ultima a Bergamo. Noi ci siamo salvati all'ultima a Palermo pareggiando 3-3. Allora, a quel punto serviva a tutte e due, hanno fatto benissimo. Se io ero giocatore, mi mettevo subito d'accordo, ragazzi, 0-0, non montate neanche le porte, che poi è quello che è accaduto. Comunque, ragazzi, scusate se mi interrompiamo, ma io e Mito dobbiamo scappare che c'è male dall'altra parte, quindi scusate. Dico l'ultima, quella più brutta, mi dispiace Ronisti, però a me mi ha fatto veramente male al cuore quella del 26 maggio, mi dispiace dirlo, però quella mi ha fatto male. Invece ci fa piacere, sì, perché sei uno di noi. Ti ha fatto male perché sei uno di noi, Mito. Grande Mito. Ma sapete, no, io quella partita, sembra assurdo, quella è la partita della vita, mentre vedi questa sono ho paura. Quella non ho mai pensato che l'avremmo persa. Avevo proprio questa sensazione. Io ho maledetto Flocari per un mese per quel gol. Ma che sei matto? Mai no, ma guarda, vi devo fare una domanda scomoda, ragazzi. Intanto saluto Nico e Mito. Vai. Ciao ragazzi. Ciao, grazie, è stato un piacere. Ciao. Dicevi, Fra? No, quello che dico io, quella partita voi andate a giocare la finale perché Mattia Destro fa il gol in semifinale con l'Inter che vi manda in finale. A posteriori lo state maledicendo Destro, perché se magari sbagliava quel gol ci andava l'Inter in finale, il 26 maggio alla fine non esisteva. Io non la penso così. Abbiamo perso, ciccia, che devo fare? Abbiamo giocato talmente male che ci meritavamo di perdere. Andrea Azzoli potrà fare solo quello. Andrea Azzoli toglie Osvaldo, ricordo che Totti prese un palo di testa forse. Io ho superato la cosa con Francesco, che è una montagna, no? Era un bimbo, 10 anni, come fai, no? E io c'avevo lui, quindi a me qualsiasi ragazzino da Lazio mi diceva 26 maggio. Io incontravo 3 volte all'anno a Trigoria, dentro Trigoria. Sempre, l'ho visto allenare, io ho visto giocare Totti a calcio tennis, quindi ragazzi, nessuno non guarda più le partite. Del resto sì, l'ho vissuta così, però no, ormai ha giocato troppo male. Io volevo giocarmela la partita. Preferisco giocarmela a terra. Hanno giocato male tutte e due, non è che è stata una partita proprio all'insegna dello spettacolo. Troppa tensione, secondo me, extracampo e cose, era troppo. Comunque il bello del derby è proprio questo, ragazzi. Sì. E il bello del derby è anche i pronostici, no? Chi se la sente di fare i pronostici? Perché siamo praticamente alle battute finali della trasmissione, quindi non facciamo il bene, ma non mi espongo. Non ce la faccio. Lui. Kaiser. Lei. Allora, Rossella. Lei, loro. Dico 2-1 Roma. Allora, io ti dico, o la Roma lo vince che ci devasta, tipo 2-0, giocando meglio,
o sarà un classico derby stile anni 90 da 0-0, 1-1. Ho queste due visioni qui. Marco? Guarda, io di solito i pronostici non ci prendo, quest'anno purtroppo ci sto prendendo e ho beccato il 3-0 della Lazio col Bayern e l'altro giorno avevo detto la Lazio perdeva 2-0 a Torino e purtroppo ho beccato anche quello. Io purtroppo mi sento che perdiamo anche 2-0 questo derby, spero stavolta di non beccarci perché vado anche allo stadio, sinceramente, e eviterei. Però come ti ho detto, per me questo è un derby di marca Roma, quindi spero di sbagliarmi, però che ti devo dire. Tra le altre cose, la Roma che indosserà anche una maglia speciale per questo derby, che è un mix di quelle indossate negli anni 90 e rivisitazione moderna Adidas. Sì, sì. Che ci ha massacrato in tutti gli anni 90. Era un sponsorizzata da quello. L'uomo che segnava solo ai derby, perché poi l'uomo che vedeva la porta più o meno come Castellanos, solo ai derby segnava. Giusto con Zeman ha fatto qualche gol. 18 gol tanti, eh. Ha fatto gol in finale dell'Europeo, ragazzi. Ha segnato del vecchio, non scherziamo. Sinistro al volo di piatto. Fa 15 gol la stagione, però comunque non sono bomber di livello. Cioè, Del Vecchio comunque, tolto gli anni con Zeman, non era uno che ti faceva 15 però, però con Zeman giocava centravanti, il capello faceva l'esterno difensivo. Esatto, comunque 300 gare, 83 gol a Roma Del Vecchio. Fatto 83 gol. Guardate, ma a me sorge una domanda spontanea, ma Kaiser, ma tu dove sei? Ai tropici che sei fuori? Sei all'aperto? Io abito al centro di Roma. C'ho il terrazzo, mi sono messo un terrazzo, sto fresco, se sta bene. Amaretto di Saronno. Ma Napoli star fuori fa freddo con la felpina. Era giusto una curiosità. Spettacolare proprio. Bene, no, ma allora. Kaiser è un difensore centrale, non c'ha freddo. Ma qui, aspetta, ti dico qua staremo sì. Sui 12 gradi adesso. Ma sono d'accordo adesso che è fuori, perché vedevo le grate dietro, non riuscivo a capire. No, non dare Ginageli, Guarda, è nell'ora d'aria. Francesco, scusami, volevo prendere un attimo per condividere quel link che ti ho mandato, molto veloce, scusate ragazzi, andiamo un po' a extra calcio. Io purtroppo conosco questa persona che è un mio amico e condivido, insomma, il dovere morale di condividere il link che è una raccolta fondi, volevo farlo vedere anche agli spettatori, perché questo mio amico e collega purtroppo è in coma, è stato anche in fin di vita ed è in ripresa. La situazione è grave, però stiamo cercando di aiutarlo in tutti i modi possibili, quindi vi ringrazio Francesco e anche voi che insomma mi avete ascoltato, ecco, per aiutare un amico, tra l'altro. Grande, ti fa onore. Queste sono cose che a me, da persona sensibile quale mi reputo, mettono i brividi, perché poi... È l'incidente che c'è stato a Roma, quel ragazzo che si è cappottato con la Smart e poi è stato investito. È uscito fuori dalla macchina. Quindi è recente. È uscito fuori dalla macchina e è stato investito, e l'hanno preso proprio per i capelli, nel senso... Ah, moglie è una bimba piccola e la situazione, insomma, è un po' particolare, adesso è... Stiamo cercando di riportarlo a Roma, perché lui sta a Cassino e la ragazza non riesce a fare avanti e indietro, e poi gli affitti costano tantissimo perché sono solo case universitarie, alloggi universitari, quindi ecco, ci stiamo muovendo noi colleghi e amici. Grazie. Vabbè, esulando poi dalla trasmissione cercheremo poi di sponsorizzare questa cosa a tutti noi sui nostri canali social. Grazie mille, un'opera via proprio, ragazzi, perché diciamo i social per il giusto senso. Sì, questo ragazzo è riuscito a uscire dal coma e sembra che il signore, insomma, sì. Piano piano ci stia aiutando. Piano piano si sta riprendendo, dai. Grazie ancora. E di che? No, poi queste cose sono assolutamente doverose, poi chiaramente noi facciamo intrattenimento, ci piace parlare di calcio, però poi nella vita succedono momenti come questo dove ci pongono tante domande di riflessione, perché poi basta poco nella vita per cambiare un destino. Però speriamo che tutto possa andare per il meglio e ci sia una pronta guarigione, una pronta ripresa, perché poi fortunatamente anche i miracoli accadono. Grazie a Dio.